Halfway bees down. Ciao a tutti, io sono Little Grey Simmer e oggi siamo qui con un nuovissimo gioco che in realtà tanto nuovo non è, però vi avevo promesso nella YouTube community che avrei portato anche nuove tipologie di gioco, ovvero gli RPG horror. E per chi mi conosce dagli inizi, proprio da tantissimo tempo, sa benissimo che io ho iniziato questo canale sia con The Sims che con gli RPG game horror, in particolare con Misao. Però siccome non ero soddisfatta del gameplay, ho nascosto i video sul canale, quindi mi sa che magari potremmo anche riportarlo in futuro con l'RPG game, chi lo sa. Però ho deciso di portare questa nuova tipologia di gioco proprio perché appunto volevo un po' spaziare da The Sims, anche perché purtroppo in questo periodo sono poco ispirata con The Sims 4, ci sono bug di continuo, mod che vengono, diciamo, che sono rotte in continuazione, quindi vorrei un po' spaziare anche con altri giochi, se ovviamente a voi non dispiace. Oggi siamo con The Witch's House, per chi non lo conoscesse è un RPG horror vecchissimo, quindi vi dico subito che praticamente ci saranno scene con sangue e quant'altro, quindi se siete facilmente suggestionabili vi consiglio di non guardare questo video e di proseguire oltre. Comunque io sapete benissimo che sono una fifona e ovviamente vi siete andate a scegliere il gioco che più mi fa paura e che non ho mai provato in prima persona, quindi oggi lo inizieremo. La musica di questo gioco sembra carina e finalmente direi che possiamo anche iniziare. Che dite? Mamma mia, non facciamo esci? No, iniziamo, anche se io sono proprio una fifona. Infatti sto registrando questo gameplay di mattina perché ho così tanta paura di farlo la sera che andiamoci conto. Ok, iniziamo. Mamma mia che ansia. Rumore di tempesta. Ok. Oddio, siamo lei. Ah, ok, mi posso muovere. Ottimo, direi. Ok, come funziona? Ciao. Ah, gatto nero, ci siamo svegliate, eh? Eh sì, ma chi sei? Gli umani non dovrebbero stare qui. Troppo pericoloso. Ah, ok, quindi possiamo salvare. Mamma mia, raga, mi sto spaventando tantissimo. Mamma mia, paurissima, già mi spavento. Si può leggere questo cartello? Uno, casa di uscita dalla foresta. Ma io direi di uscire perché non ci voglio entrare là dentro. Raga, non ci voglio entrare. Voglio andarmene da qui. Fatemi passare. La via è bloccata da un cespuglio di rose, incredibilmente grande. Ottimo, direi. Ah, c'è una cosa che luccica qua. Aspettate, ci possiamo entrare? Hai trovato qualcosa di arrugginito e affilato. Prendilo. Hai ottenuto un macete! Un macete, ok, possiamo andarcene. Possiamo andarcene. Non possiamo usare il macete? Oggetti, scusatemi. Una lettera? Aspettate che ora la leggiamo. Un macete, taglia le rose. Non riesci nemmeno a scalfirle. quindi mi sa proprio che dobbiamo andare nella casa della strega. Leggiamo un attimo questa lettera. Leggi. Dispiace che tu vada a casa sua, ma stai lontana dalla foresta. Spero di rivederti a casa presto. Papà. Il gatto è sparito, ottimo, ottimo segno comunque. Vabbè, questo se penso che si taglieranno col macete, no? Ok, queste si tagliano. Ottimo. La via è libera. Il macete si è rotto. Aiuto. Ok, iniziamo bene. Iniziamo benissimo. Oh, il gattino. Salve, già mi stai simpatico. Che c'è? Scherzavo, non mi stai più simpatico. E così la via d'uscita è bloccata dalle rose. Hai intenzione di entrare? Assolutamente no. Tanto vale, se non puoi andartene. Grazie per il conforto. Comunque questo gatto, vabbè, salviamo qui. C'è qualcos'altro da prendere in giro? Raga, io comunque non lo so. Penso che mi sentirete urlare sicuramente, perché io ho un sacco di paura per queste cose. Però va bene così, aiuto, stiamo entrando. Ok. Ah, che bello, quel rumore di sottofondo se n'è andato, adoro. Buonasera, c'è qualcuno?
ho visto qualcosa. Io esco. Io non c'entro più in quella stanza, raga, non ci entro più. Ho visto qualcosa, qualcosa scendere dal muro. Non ci entro più. Vado da questo lato. Non si può andare da questo lato. Vado da questo. Ok, mi sa che devo proprio andare in quella stanza. Raga, no, vi prego. Oddio! Ok, raga, è finito il gioco. Buonasera a tutti, questo è stato il mio gameplay. Ma in che senso, raga? Ma in che senso è finito il gioco così? No, raga, ma io non me la ricordavo questa cosa. Cioè, ma non è possibile! Ah. Ah, ok. Vieni nella mia stanza. Praticamente non dovevo attraversare la pozza di sangue. Io l'ho attraversata come una scema, ovviamente. Sono stata praticamente spiaccicata da queste due porte, da questi due muri così random, aiuto. Io, fratello, ho deciso di seguirti per farmi due risate. Ci credo, cioè, hai ragione, caro. Ah, comunque, dove cavolo si è spuntata fuori? Non lo so, dimmelo tu, fratello, perché... Aiuto. Io ho paura che mi succeda qualcosa, onestamente. Però andiamo qua. Perché sento un rumore di un orologio? Sento un rumore strano. Oh, c'è un pendolo. Un grande orologio, il tempo scorre. Ok. No, raga, no, no, no. Un brutto presentimento, no, non ci entro. Vediamo cosa c'è qui. Ok, un paio di forbici. Forse... Non ditemi che è quello che penso. C'è un paio di forbici sul banco da lavoro. Possiamo prenderle? Sono incatenate al banco. E che cavolo uso ora per romperlo, queste cose? C'è qualcosa qui dentro? Ok, mi sa che dovremmo andare alla ricerca di qualcosa qui. È bloccata. Ottimo, direi! Non mi dite che dobbiamo prendere lo sacchiotto. Nel cesto... Nel cesto c'è un grande orsacchiotto, è rimasto un po' di spazio. Vediamo, raga. Orsacchiotti nel cesto. Quindi devo metterne più di uno, gli orsacchiotti. Ah, ma c'è un'altra porta. No, vabbè, ma sono scemo. Raga, cos'è questo rumore strano? Vediamo. Diario della strega. Leggiamo. Ero malata, quindi nessuno giocava con me. Povera. Mio padre e mia madre non mi volevano bene. No. Fine? Ah, mi aspettavo un po' di più. Si apre quando la casa torna alla normalità. Interessante, mi sa che più tardi potremmo andarci, tipo quando... Più tardi, sì, quando finiremo il gioco. Oh, ho trovato lo stacchiotto. Un orsacchiotto giace vicino ai regali. Prendi lo stacchiotto, sì. Assolutamente. Vediamo. Raga, io ho una paura. Che è caduto? Un regalo è caduto dalla pila. Raga, no, vi prego. Già, io e jumpscare. No, eh? Ok. Cos'è stato questo rumore? Aiuto, raga. Mettiamo lo stacchiotto, no? Ah. Non ditemi che... Raga, non ditemi che dobbiamo tagliare... Raga, no, non ci credo. Oh no, raga, sì, dobbiamo tagliare gli arti dello stacchiotto. Hai tagliato gli arti dell'orsacchiotto. Hai ottenuto un torso di orsacchiotto. No, raga, le forbici sono sporcate di sangue. No, raga. Io, raga, salvo. Perché è un brutto presentimento. Io me lo sento purtroppo quando succedono. Allora, voi vi dovete calmare, ok? Perché non ci siamo. Non ci siamo, raga. Madonna, raga, io già lo so, io me lo sento. Senti qualcosa sbloccarsi dall'altra parte, io me ne scappo. Si è mosso. Ah, oddio. Non è possibile che mi ha fatto questa cosa. Ma siamo scemi.
No, raga. Ok, ora mi concentro, vi giuro, mi concentro. Ok. Allora, io devo smetterla di urlare. Non sono stata presa, salvo. Madonna, che fortuna. La dovete smettere. Non giocherò mai più in questi giochi. La dovete smettere. Comunque qualcosa si è sbloccato. Quindi ergo che penso che sia la porta da questa parte. Raga, madonna. Madonna. Madonna, aiuto. Ci sono arti di ossacchiotto per terra. Ma li dobbiamo prendere o non li dobbiamo prendere? Boh, prendiamoli. La porta si è aperta. No, raga, io già mi... Oh no, dove siamo? Oh no, dove siamo, raga? Non c'è un bigliettino, qualcosa da leggere? Ok, sì. Il cuoco è occupato, dagli una mano. Perché dovrei dargli una mano? Ho paura. Qui cosa c'è scritto? Assaggia il veleno. Stiamo scherzando? Perché dovrei assaggiare il veleno? Io non lo assaggio il veleno. Stiamo scherzando? Una strana zuppa in una ciotola a forma di teschio. No, non lo bevo perché se no muoio. Non sono cretina. Un camino. Guarda dentro. Dovrei guardare dentro? Ma sì, tanto. Ora muoio, sicuro. Niente a parte fuliggine. Ah, ok, no, pensavo di morire. Senti, gli insetti no, eh? Tutto ma non gli insetti. Ok, c'è una cosa invisibile che taglia qualcosa. C'è qualcuno di invisibile lì, ma va? Parla. Ah, sono occupato, tanto occupato. Non fare niente. Io ho un brutto presentimento. Se gli do la mano, secondo me lui letteralmente mi taglia la mano. Vediamo un po'. Un libro intitolato Cena dagli aristocratici. Leggi. Le persone delle ricche classi dominanti hanno sempre amato cenare con l'argenteria. Usando posate così difficili da pulire, potevano assumere dei servi per dimostrare la propria ricchezza. In più, gli utensili d'argento cambiano colore a contatto del veleno. A contatto col veleno e diventano abbastanza utili. Ok, quindi... Ho calpestato un insetto, ben ti sta così ti la smetti. Non c'è niente veramente. Cioè, potrei dargli i torsi d'orsacchiotto. Cioè, qualcosa mi dice che dovrei dargli questo. Tieni. Oh, grazie, mi serviva proprio una mano o due. Lascia che ti mostri il mio apprezzamento. Una chiave d'argento. Ho calpestato altri insetti. Ah, ok, quindi questa servirà, penso, per aprire questa. E che ci facciamo con sta chiave d'argento? Però dato che c'è il veleno e mi dice di fare qualcosa col veleno, io non lo so, c'ho sto presentimento, oggetti, chiave d'argento. Colpisci la ciotola con la chiave oppure metti la chiave nella zuppa, vediamo che succede. Oh, ha cambiato colore. La chiave è diventata nera nella zuppa. Senti qualcosa sbloccarsi da qualche parte. Ho visto qualcosa nel camino. Ho visto qualcosa nel camino, raga, vi giuro che veramente, vi giuro che bincavolo. Dove possiamo salvare? Possiamo salvare da qualche parte? Sì, però vi dovete calmare, che cos'è questa storia che... Aiuto! No, quando cadono le bottiglie, no, ok, no. Vabbè, sicuro si sarà sbloccata. Il cuoco non c'è più, ma perché? Questi insetti comunque mi stanno rompendo le scatole. Le scale. Oddio, no, raga, cos'era quella cosa? No, raga, sicuro era la strega, era lei, me lo sento che era... Madonna. Madonna, raga. Madonna, raga, ma cos'è? Ma cos'è sto posto? No, raga, c'è una ragna. No, raga, no, 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 raga. Per chi non lo sapesse, io ho paura dei ragni. Il ragno non vede molto bene. Non riesce nemmeno a distinguere i colori. Ok. E lì c'è una farfalla.
Forse è meglio che io non la tocchi. Ah, c'è il gatto, ciao! Un ornamento a forma di gatto, fregata. No, raga, perché è cambiata la musichetta? Tanti libri che sbrilluccicano. La casa della strega. La forma della casa cambia, seconda della magia della strega. Ok. Un libro intitolato La casa della strega 1. Le chiavi non aprono porte a casa della strega, qualcos'altro deve fungere da chiave. Residenza va a fuoco e sua moglie sono stati ritrovati morti tra le macerie. Sui loro corpi sono state trovate ferite dal coltellamento, quindi si sospetta che siano stati uccisi e che l'edificio sia stato bruciato. Inoltre, l'unica figlia di Ellen, attualmente 7 anni, è sparita all'episodio dell'incendio. La polizia. Mamma mia, raga, comunque io prima ho visto qualcosa nello specchio, però ho fatto finta di niente perché voglio fare la coraggiosa. Un libro intitolato Una storia buffa. Leggi, c'era una volta un uomo ricco che trascinava un carrello pieno di ricchezze. Il suo carrello si ruppe nei boschi, ma gli passarono un cacciatore ed il suo cane. L'uomo ricco chiese al cacciatore di tenere d'occhio il suo carrello e il cacciatore fu d'accordo. L'uomo ricco andò a prendere un nuovo carrello. Nel frattempo il cacciatore continuava a sorvegliare. Sì, però raga, però con sta musica di background, testamente a me prende l'infarto. Però va bene. La notte scese in fretta e il cacciatore iniziò a preoccuparsi per la sua anziana madre ancora in casa. Così il cacciatore disse al cane di sorvegliare il carrello e andò a casa a controllare la madre. Quando l'uomo tornò, vide il cane di guardia. Così diede al cane una ricompensa per il suo padrone, una moneta d'argento che portò in bocca. Il cane corse a casa e portò la moneta al suo padrone, ma il cacciatore si infuriò. Ti ho detto di sorvegliare il carrello e tu cosa hai fatto? Ne hai rubato una moneta. Così il padrone uccise il cane. Ma no! The woman was too stunned to speak. Io me ne vado tacitamente da questa stanza perché non voglio più averne niente a che fare. Chiudo il gioco. C'è qualcuno di invisibile lì. Parlaci. Non riesco a riordinare questi libri. Mi serve qualcosa per legarli insieme. Qualcosa per legarli insieme. Non è che gli serve qualche co... Non è che gli serve una corda. È bloccata, ridai. C'è una piccola scritta sulla porta. Salva la farfalla. E come la salvo la farfalla? Ah. Oh, ma qua c'è la farfalla. Ah, non si muove. Che dovrei fare? C'è un pezzo di carta. Corda in un barile. Ah, c'è la corda. Potrebbe servire per quella cosa invisibile. Cos'è sta cosa? Un quadro di una donna con il suo... Una piccola libreria, manca un libro. Allora mi sa che dobbiamo andare per forza qua. Ci sarà qualche corda con un barile tipo random. Ok, dobbiamo cercare una corda nel barile, mi sa. Sì, proprio, credo proprio di sì. C'è un pezzo di corda nel barile. Ok. Io corro da quel tizio invisibile. Si è mossa la... Devi stare fermo. Devi stare fermo, ok? Non ti devi muovere. Ti devi stare fermo. Tieni, fratello. Parla. Tieni, ti ho portato la corda. Ah, mi stai dando questa corda? Dai la corda. Grazie, prendi questo. Libro della morte. Grazie mille, non lo volevo assolutamente. Cosa devo fare con questo libro della morte? Forse non dovrei leggerlo. Qualcosa mi dice che non dovrei leggerlo. Secondo me muoio. Non so perché. Oddio, no, raga, si è mossa la guardia. No, raga, si è mossa la guardia. Ah, ok, potrei mettere questo. Oggetti. Metti il libro sullo scaffale. Oddio, si è aperto la teca di vetro. Oddio! Stop it! Get some help! Allora vi dovete calmare. No, perché qua non funziona. Vi dovete. No, raga, ma stiamo scherzando. Cioè, cos'ho? Vediamo cos'ho. No, devo. Perché non l'ho salvato? No, ma non pensavo ci potessero essere tutti questi jumpscare così random. Round 2, fight!
No, raga, mi preparo alla lotta finale. Oddio, 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 no! Porca paletta! No, ci devo riprovare, raga, non me ne frega. 75 years later. Ok, devo salvare assolutamente, sono riuscita a sfuggire. Forse, non lo so. Vi dovete calmare qua dentro. Prendi. Vi dovete calmare qui dentro. Santa polenta, ma che cosa vi prende? Aiuto, la statua è ritornata al suo posto. Ma che ansia. Ok, ora è la parte più difficile. Dobbiamo andare dal ragno, raga. No, raga. Raga, madonna. Io lo so cosa succede adesso. Che ora prendo questa farfalla. Oggetti. Modellino di farfalla. Metti il modellino di farfalla nella ragnatela. Ok. Direi che possiamo andarcene. Vabbè, sì. Oddio. Che succede? La farfalla svolazza via dalle tue mani e se la svigna attraverso il muro. Senti qualcosa sbloccarsi da qualche parte. Ok, io salvo la partita perché non si può... Il gatto non c'è, ovviamente. Come giù... Perché quella porta è aperta? Non mi fido. La porta si è aperta. No, raga, è che non ci siamo. No! Vi dovete calmare, vi dovete calmare. No, raga, raga, ma che è successo? Perché tutti questi sacchi? Oh, gattino! Io! Madonna, raga. Ma che ansia, raga. Ma che ansia quel teschio. Veramente, cioè, che ansia. Vediamo un attimo un po' cosa c'è qui. Ah. Va bene, ok, direi che per oggi ho preso fin troppe coltellate, fin troppi jumpscare oggi, cioè mi sta prendendo un infarto, raga, onestamente, cioè non ce la posso fare. E nulla, amici, spero che questo primo episodio di questo RPG The Witch House vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se... A voi è andata decisamente meglio rispetto che alla sottoscritta, perché raga, vi giuro, cioè, mi sta prendendo un mezzo infarto, cioè, vi giuro. Mi sa che riprenderemo il tutto nel prossimo episodio, perché comunque saranno episodi molto brevi che verranno ovviamente editati, quindi non vi preoccupate se ci saranno più episodi, tranquilli. Però nulla, spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto divertire. Se sì, lasciate tanti piace e commenti. Ci vediamo nel prossimo episodio. Madonna, raga, già mi metto le mani ai capelli. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Chevrolet, shift load, talk about Subaru.